Un viaggio tra i fasti delle città barocche attraverso la storia, in una terra di artisti dove cultura e natura sono protagoniste di un grande spettacolo. Sul mare e nell'entroterra, per guardare da vicino i volti dell'isola maggiore del Mediterraneo. Manfredi Chiaramonte era già stato sconfitto una volta in un assedio dell'esercito aragonese e ora che il feudo era tornato nelle sue mani non intendeva ripetere l'esperienza. Per questo motivo il nobile siciliano progettò il castello di Mussomeli a 80 metri dal suolo. Quello che lo scrittore palermitano Federico Pipitone definì un nido d'aquila fuso nella rupe è il luogo dal quale spiccare il volo nel cuore della Sicilia. Grandi distese vocate all'agricoltura spiegano perché in antichità la Sicilia era detta il granaio di Roma. È la Sicilia interna dei grandi latifondi del passato, la Sicilia delle terre da riprendere, anche se riarse dal sole e lontane dalle brezze marine.